passato solo un anno, ma sembra che sia passata un'era, quindi il Covid ha veramente cambiato il mondo. La situazione, come dicevo, è generalizzata. Noi dell'Ove Italian Food lavoriamo ogni giorno per portare l'autentico cibo italiano in giro per il mondo, e parlando con i professionisti di ogni angolo del pianeta ci rendiamo conto che la situazione purtroppo è così ovunque. Ma noi dobbiamo andare avanti, quindi se quest'anno non ci sono state le 100.000 persone solite che hanno invaso Orbetello per godere dell'eccellenza di Gustatus, noi abbiamo comunque voluto portare avanti questa tradizione, questo appuntamento. Quindi ringraziamo assolutamente l'amministrazione e Welcome Aremia, che avremo qui tra poco sul palco, perché hanno reso possibile questa sfida. La sfida di portare nelle case di queste 100.000 persone l'eccellenza dei prodotti della Maremma, perché riteniamo sia fondamentale continuare anche in questo periodo, adattandoci a quello che è il nuovo mondo, continuare a raccontare le eccellenze di questo territorio. Quindi partiamo immediatamente a raccontarle, anzi come prima cosa ci colleghiamo anche con TV Nuovo, una novità appunto di questa Gustatus Digital, quindi ci stiamo collegando adesso con TV Nuova, che manderà sulla propria emittenza appunto questa manifestazione. Quindi salutiamo anche tutti quelli che sono gli spettatori di TV Nuova. Ma dicevo, partiamo subito con una storia di cucina maremmana, una storia di prodotti autentici della Maremma. Partiamo con, tanto diciamo la ricetta, che è guanciola di maremmana brasata al Morellino di Scansano. Questa è la ricetta, ma chi è che ce la racconta? Ce la racconta l'executive chef di Damadama e quindi dell'Argentario Golf Resort, che è Emiliano Lombardelli. A te, Emiliano. Buonasera a tutti, grazie di avermi reso partecipe di questa cosa simpaticissima. Allora, praticamente è una ricetta tipica con prodotti del territorio, proprio di razza maremmana, quindi la guanciola è una parte anatomica molto difficile da trattare sulla cottura. Io la cuocio a bassa temperatura per 12 ore, quindi in sottovuoto, proprio per renderla morbida, poi la rigenero e una volta rigenerata la passo in una glassa fatta con riduzione di morellino, erbe aromatiche, quindi salvia, rosmarino, nipitella, tutte erbe aromatiche spontanee nel nostro territorio, uno spicchio d'aglio e un po' di scalogno. Mentre la rigenero in questa glassa, chiamiamola così, ci metto insieme anche della verza. Quindi chiaramente la cottura e la preparazione di tutta questa ricetta, Alessandro, sarebbe stata molto più lunga. Mi dicevi prima che 24 ore viene cotta a bassa temperatura. Dipende dalla temperatura che si mette alla pasta, diciamo al forno, comunque si riesce a fare anche in 12 ore, ma minimo ci vogliono 12 ore. E poi precedentemente viene marinata con sale, zucchero e aromi, quindi poi risciacquata bene, bruschettata in olio per cicatrizzare tutte le parti, diciamo, delle proteine, e poi messa sotto vuoto e cotta per tutto questo tempo. Quindi questo però dà una morbidezza incredibile a questo taglio, come dicevo prima, un po' difficile da cucinare. Quindi la demi-glace con ridotto di morellino è stata preparata con un fondo di vitellone, quindi con le carcasse, e poi aggiunta proprio al morellino ridotto con gli aromi. Una volta che è scaldata bene, io ho già preparato come contorno dei fagioli cannellini cotti in maniera tradizionale, quindi ammollati in acqua e poi cotti in mirepoix, che è stata colata di cipolla e acqua, e cotti e lasciati riposare. Ho creato un'emulsione, quindi una spuma molto morbida. L'andiamo a mettere al centro del piatto. Quindi tutti i prodotti tipici, a me piace valorizzare questo. In contrasto mettiamo una cosa che facciamo noi, perché ce l'abbiamo nel nostro campo da golf, è una confettura fatta con l'azzeruolo o azzeruolo, che è una bacca che nasce spontanea, e quindi vado a giocare con l'agrodolce.
mettiamo al centro la guanciola, vedete com'è morbida la spuma, prima la salsa, che è diventata una glassa quasi la densità del miele. Mettiamo la verza, che abbiamo fatto in due consistenze, questa brasata, e la mettiamo anche essiccata per la croccantezza, un pochino di salsa verde, la classica salsa verde, quindi acciughe, capperi. Ho bisogno di dare un po' d'acidità a questo piatto tendenzialmente dolce, e per ultimo mettiamo una polvere di olio leggermente affumicata, fatta con il malto sec e l'olio extravergine d'oliva. Questo è il nostro piatto. Ok, io sto lontano, visto che non ho la mascherina, non entro in campo, in camera, quindi quello è il piatto, già così però mi viene voglia, dopo tutti allontani, io appena le telecamere si nascondono vengo a mangiarmelo. Assolutamente. Perché voglio assaggiarlo. Allora, ripetiamolo, intanto grazie per averci raccontato, quindi dopo ce lo riguardiamo e impariamo a farlo, anche se non ci riusciamo a farlo come te. E ripetici quali sono gli ingredienti e le eccellenze del territorio che hai usato. Allora, abbiamo utilizzato la guancia di vitellone, quindi vitellone di razza maremmana, e abbiamo utilizzato dei fagioli cannellini del territorio, e vino morellino, che ce n'abbiamo, non dico quello che ho utilizzato io perché secondo me ce n'abbiamo talmente tanti buoni, chiaramente ho utilizzato un riserva molto strutturato, e del fondo di vitello fatto con le carcasse della stessa bestia, diciamo, della verza in due consistenze, un pochino di salsa verde e questa polvere di olio affumicato. Va bene Emiliano, io ti ringrazio per essere venuto anche quest'anno, per aver aperto Gustatus Digital, e dopo l'assaggio, dopo ci sentiamo dopo che lo assaggiamo. Io ringrazio tutti voi. E ricordiamo Emiliano Lombardelli, Executive Chef da Madame, Argentario Golf Resort. Purtroppo adesso i ristoranti aperti, no, pranzo, però allora, siete aperti. Noi siamo aperti solamente a pranzo e diciamo siamo aperti solo la sera per gli ospiti dell'hotel. Quindi se non cambia nulla, veniamo a pranzo. E chiaramente non siamo aperti con il ristorante di fine dining che è il Damadama, il nostro ristorante pubblico, ma siamo aperti con la Club House, che è il ristorante più classico. Però io ho mangiato benissimo, quindi va benissimo. Beh, grazie. Emiliano, grazie mille. Bene, grazie a voi. Allora andiamo adesso all'estero, perché chiaramente la Maremma è un brand che insomma conosciuto in tutto il mondo, i prodotti tipici di questa terra sono conosciuti in tutto il mondo. Allora abbiamo voluto spedire un cacio particolare a un nostro a un ambasciatore della cucina italiana su Parigi, che si chiama appunto Peppe Cutraro, campione del mondo per la pizza contemporanea. Abbiamo mandato una sorpresa, quindi vediamo il video quando gli abbiamo mandato il cacio. Ciao Silvia, buongiorno, ho appena ricevuto il pacco, sono veramente contento che ho ricevuto due prodotti eccezionali, questo cacio di Caterina e questo pecorino special edition dall'azienda Il Fiorino. Dunque ringrazio l'azienda Il Fiorino, andrò a fare qualche pizza con questi prodotti e grazie mille, ciao. Ok, allora questo qua era il video di quando avevo mandato appunto il cacio a Peppe, però poi Peppe il cacio ovviamente l'ha usato e ha preparato una pizza nella sua pizzeria a Parigi, quindi adesso andiamo a vedere invece la preparazione che ha fatto Peppe a Parigi. Benvenuti a tutti, siamo qui oggi, ci colleghiamo adesso con Parigi. Parigi andiamo a incontrare Peppe Cutraro, che è campione del mondo categoria pizza contemporanea, è uno dei massimi rappresentanti della pizza italiana in Francia, ha fatto parte della grande famiglia di Big Mama, dove è stato appunto un trascinatore, e da un anno, nell'anno migliore per la ristorazione, ha aperto un proprio progetto che si chiama Peppe Paris. Ciao Peppe! Ciao, buongiorno a tutti! Allora, ci colleghiamo proprio appena qualche giorno dopo l'entrata in vigore del lockdown, quindi come prima cosa, visto che un po' è un male comune mondiale ed europeo, com'è la situazione in Francia e a Parigi? Beh, per raccontaci, per la ristorazione com'è la situazione?
Sembra che il governo si sia accanito di più sulla ristorazione, quindi siamo in lockdown, ma parecchie attività rimangono aperte, si lavora da casa, però purtroppo ristoranti, bar e tutte quelle attività che non sono un cibo, un bisogno primario, sono costretti a chiudere. Cosa comporta una grande difficoltà nel sopravvivere per le attività appunto come la mia, che comunque hanno aperto da poco e si sono ritrovate nel pieno vortice di questa ondata del virus. Ma ci difendiamo, proponiamo nuove idee, cerchiamo di fare un po' di consegne a domicilio, delle pizze d'asporto. A Napoli si dice chi si ferma è perduto, quindi non bisogna piangersi addosso, nemmeno in queste situazioni difficili. E voilà, il resto dobbiamo solo aspettare, perché sembra ancora lunga la salita. Bene Peppe, allora guarda, noi infatti siamo qui adesso a Orbetello, a Gustatus, dove abbiamo trasformato quello che era un festival che ogni anno aveva circa 100.000 spettatori, 100.000 persone che venivano appunto per le strade della laguna di Orbetello. Quest'anno lo facciamo in forma digitale ed è un festival che è fatto appunto per promuovere il territorio della Maremma. Tu Peppe sei un Italian Food Warrior, un guerriero, diciamo un ambasciatore del cibo italiano che ogni giorno combatti per portare l'autentico cibo italiano, in questo caso a Parigi in Francia. Bene, oggi ti abbiamo mandato, e tra l'altro grazie, hai fatto un bellissimo video di unboxing, ti abbiamo mandato un pecorino toscano, e quindi vorrei che tu ci interpretassi oggi appunto questa eccellenza della Maremma, della Toscana, che è il pecorino toscano, unendolo a quella che è un'eccellenza della tua terra, quindi la pizza. Quindi cosa ci proponi oggi? Allora, oggi andiamo a proporre un calzone, quindi una pizza farcita, con appunto un prodotto come il pecorino che mi avete mandato, che ho trovato veramente eccellente. Colgo l'occasione per farvi i complimenti che, nonostante questo anno complicato per eventi che si annullano all'ordine del giorno, trovate comunque il sistema giusto per comunicare e espandere quello che è la Made in Italy nel mondo. Quindi veramente complimenti. Grazie. Anche a voi che non vi fermate mai. Andiamo subito a fare la pizza, quindi è un calzone, lo stendiamo tutto, e lo farciamo. Quindi è un calzone bianco dove ci andremo ad aggiungere un po' di crema tartufata per dare un profumo del tartufo, un po' di provola affumicata, poi gli mettiamo delle scaglie di pecorino, quello toscano della Maremma, un po' di funghi saltati in padella, un po' di prezzemolo e lo chiudiamo. Poi lo finiamo prima di andare in forno. Mettiamo ancora un piccolo strato, così lo teniamo bello umido per la cottura, di crema al tartufo. Ancora del pecorino. Ancora un po' di provola affumicata. Ok, a questo punto andiamo in cottura. Eccolo qui. Mi dispiace non essere lì, che l'evento non sia stato accessibile per fare un po' di pizze al Betello. Andiamo in forno. Quest'altro anno Peppe ti invitiamo, non ti preoccupare. Certo, con piacere. Ascolta, ma hai un forno a legna? Allora, io ho un forno a gas, perché io il mio progetto è sulla pizza napoletana contemporanea, quindi un po' l'evoluzione della tradizione, quindi ho bisogno che il mio impasto contenga una quantità d'acqua più importante che normale, e quindi ho una cottura meno violenta e più bassa. Col forno a gas pilotato da un display riesco a fare delle cotture precise per tutte le pizze, quindi no, sono in quindi che temperatura dei 450. Ok, e l'impasto quanto lo fai lievitare, Peppe?
Allora, l'impasto lo facciamo in maniera indiretta, quindi usiamo dei prefermenti. Totale sono intorno alle 30 ore, quindi 24 ore in prefermento più altre ore quando si chiude l'impasto e si crea l'impasto vero. Così riusciamo a donare veramente, riusciamo a dare leggerezza e digeribilità, che è quella che è la cosa più importante che poi bisogna dare alla pizza. È facile, dico sempre, fare una pizza, è difficile fare una buona pizza. E che si digerisca. È quella, quella è più importante. Più importante è quella del visuale, perché quando la pizza è bella è facile fare una pizza carina. Poi i prodotti che abbiamo, soprattutto in Italia, belli colorati. Però l'obiettivo principale è appunto la digestione, la digeribilità. Allora, il nostro calzone è quasi bello pronto. Vorrei farvi sentire veramente il profumo. Questo è il problema, bisogna chiedere a Zoom di inventare anche il profumo. Faccia passare allora, il profumo. Andiamo a finire con del capocollo. Eccolo qui. E delle belle scaglie grosse, in questo caso, di pecorino toscano. Un filo di olio d'oliva. E questo è il mio calzone per voi della Maremma. Che meraviglia, Peppe, grazie. Peccato, guarda, adesso mi viene voglia di mangiarlo, porco cane. Te lo posso mandare, però arriverà. Non credo che arrivi buono. Peppe, allora, io tanto ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, visto la situazione, visto che è il primo anno, so che sei bravissimo, so che sei amato a Parigi, so che sei... diciamo un riferimento per la pizza, quindi sicuramente supererai questo periodo. Mi difendo bene nonostante questo lockdown, quindi forza il mondo intero. Speriamo teniamo duro e vi ringrazio per questa opportunità. Grazie a te Peppe, a presto. Ciao Peppe, allora abbiamo fatto questo giro a Parigi, abbiamo conosciuto Peppe Cutraro, come dicevo prima, campione del mondo per la pizza contemporanea, è anche un, come avete sentito, un rappresentante della cucina italiana a Parigi, che ha fatto una ricetta con un prodotto tipico maremmano, che è appunto il pecorino toscano, il cacio, in questo caso dell'azienda Il Fiorino. Chef Luigi Masci, quindi chef, executive chef, proprietario, io sinceramente è tutto di corsa, me lo della diretta, quindi faccio dire a lei esattamente Agri Etruria, giusto? Enoteca e gastronomia, e poi ci siamo evoluti in ristorante. Albinia. Ad Albinia. Dopo la disastrosa alluvione abbiamo cambiato il nostro sistema di lavorare con ottimi risultati. La nostra priorità è sempre quella di valorizzare i prodotti del territorio. Io da 45 anni che sono in attività, e quindi insomma ormai ho una certa un po' conoscenza di quelli che sono. Tra l'altro vedo sulla questa bellissima giacca due loghi molto interessanti, la Federazione Italiana Cuochi appunto l'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, quindi direi il massimo delle garanzie. Quello che si può fare. Perfetto, allora Luigi, oggi lei stasera ci prepara, cosa ci prepara? Allora, adesso stasera vi preparo un rec d'agnello maremmano alle erbe aromatiche e con lardo di cinta. Bene, andiamo a preparare. Lascio a lei la parola allora, prego. Allora, andiamo a preparare, mettiamo dell'olio extravergine d'oliva. E quindi sì, e poi mettiamo le erbe aromatiche, facciamo leggermente rosolare. E abbassiamo. Intanto prendiamo il nostro rec o lombata di agnello e la facciamo con il lardo. Quindi si
Adesso, quindi là abbiamo detto lardo. Lardo, e poi ci sono tutte le erbe aromatiche del, diciamo, della macchia o del, dal rosmarino all'oro, alla mentuccia e alla salvia. Sono, insomma, le erbe caratteristiche della nostra cucina maremmana. Mentre questo lardo, scusa perché mi sono perso, che tipo, che lardo è questo? Lardo di cinta? Lardo di cinta. Lardo di cinta, perfetto. Ecco qua, rimettiamola. Ma quell'agnello è stato cotto al forno prima, come viene cotto? È stato, sì, prima è stato fermato in forno. Dato che qui non possiamo adoperare, certo, il forno, adesso lo mettiamo nella padella, insomma. Aggiungiamo ancora dell'altra. Purtroppo chi è a casa non può sentire il profumo, ma il profumo già che esce da questa padella è meraviglioso. Il padello quanto lo facciamo andare, chef? 5 minuti. Adesso lo ce la facciamo un pochino. Quindi facciamo sciogliere il lardo che insaporisce quello che è la carne d'agnello insieme alle erbe aromatiche e dopo sfumiamo e... Che vino abbiamo usato, chef? Allora, abbiamo usato un vino rosato sempre di qua della nostra zona, fatto addirittura qui in provincia, anzi nel comune di Orbetello. Ok, quindi siamo a chilometro zero proprio. Posso prendere un piatto? Prego. Intanto sta sfumando, sta cuocendo. Quindi il vino. Che vino è esattamente? Diciamo anche il nome, che magari facciamo, sì, un po' di promozione a quelle che sono i prodotti del territorio, le eccellenze del territorio. Si chiama Piano Piano ed è. Piano Piano. Piano Piano, sì. È una azienda che è nella zona di Fonte Blanda, Talamone. Ok. Famiglia Bacci. Fonte Blanda, perfetto. Sì. Adesso siamo pronti a impiattare già? Sì. Molto bene. Alessandro, mi raccomando, un bel primo piano, che qua mi sembra un prodotto molto bello da vedere anche. Quindi il lardo si è sciolto completamente. Sì. Dentro rimane rosa, poi questo va a discrezione del, deve essere bello quasi al sangue, insomma. Beh, però l'agnello, insomma, in questo caso andrebbe lasciato. Adesso le nuove tecniche sono queste qui, l'agnello si mangia come il maialino, come la nuova cultura adesso è questa, di mangiare tutto al sangue. Al sangue, quasi. Sì. Al sangue.
cottura rapida. A te. Lo chef se ne va, io entro in scena e vado a annusare, scusate. No, sporchiamo tutto il piatto. Allora, e adesso andiamo ad impiattare. Quindi viene guarnito, adesso chef come facciamo? La guarnizione dobbiamo mettere le... Quella della cottura? Sì. Molto bello, quindi io, Luigi, grazie mille, davvero un ottimo piatto. È stato un piacere. Quindi poi ce lo riguarderemo. Anche aver partecipato anche quest'anno a... Vabbè, è così, l'abbiamo fatto digitale, insomma, non si poteva fare diversamente. Quindi, grazie mille, grazie a Luigi voi. Masci, grazie del ristorante Agrituria di Albigna. Perfetto. Grazie ancora. Grazie a voi.